La tassazione dei ricchi improduttivi. Viene spesso sostenuto che per tornare a crescere occorre tassare i ricchi improduttivi, quelli che cercano la rendita. Questo non ha nessun fondamento economico oltre che morale e invece porta verso la catastrofe economica. Secondo le tesi economiche keynesiane, la crisi deriva da una scarsità di domanda. Ora i ricchi consumano di meno il loro reddito rispetto ai non ricchi, in proporzione. Perciò per i collettivisti keynesiani le rendite ostacolano la crescita. Per gli economisti keynesiani infatti i risparmi sono del capitale improduttivo e invece maggiori consumi, cioè minori risparmi, consentono maggiore crescita. Quindi una redistribuzione delle risorse economiche dai ricchi ai meno ricchi aumenterebbe i consumi, ridurrebbe i risparmi e produrrebbe una maggiore crescita. Ma questo è plausibile soltanto dal punto di vista dell'imprenditore più vicino al consumo, per esempio il proprietario di un negozio di vestiti. Infatti l'aumento del consumo di vestiti, cioè un minore risparmio, nel breve periodo dà maggiore reddito. Al contrario, una diminuzione nel consumo dei vestiti, quindi un maggiore risparmio, significa per lui minore reddito. Ma l'economista deve guardare la struttura produttiva nel suo complesso e non soltanto il settore più produttivo più vicino al consumo. E poi deve vedere la struttura produttiva anche nel lungo periodo. Quello in cui Keynes, di cui Keynes non si preoccupava perché diceva nel lungo periodo saremo tutti morti. Ora, se guardiamo la struttura produttiva nel suo complesso e includiamo anche il fattore tempo, quindi il lungo periodo, è vero l'esatto opposto. Cioè i risparmi in realtà sono investimenti e una maggiore crescita è prodotta da minori consumi, cioè da maggiori risparmi. L'esatto contrario delle tesi keynesiane. Dunque, nella realtà economica, una redistribuzione delle risorse aumenterebbe temporaneamente i consumi e ridurrebbe i risparmi, come sostengono i keynesiani, ma nel lungo periodo questo comporta una minore crescita e un deterioramento della posizione economica e delle prospettive proprio degli ultimi, quelli che hanno meno risorse.